Abbiamo scelto questa 2 giorni per presentare a tutti gli stakeholder, alle imprese, agli start-up, ai centri di ricerca, alle università, ma anche ai cittadini o a quelli che sono curiosi dell'innovazione e della ricerca, il nostro piano per la strategia intelligente della Regione Campania, che in altre parole è la strategia che vuole attuare questa amministrazione, definendo i settori prioritari di intervento, che sono anche i settori su cui andremo a concentrare le risorse europee. Quindi è un documento in questo momento che si apre alla consultazione con il pubblico e dove è veramente importante essere parte attiva. Noi ci aspettiamo che in questi 2 giorni, che è organizzata con un momento di presentazione ufficiale ma anche con tavoli settoriali, quindi avremo la possibilità di analizzare settore per settore le prospettive e anche gli andamenti tecnologici, dove appunto fare correttivi, recepire indicazioni e anche suggerimenti per poi mettere in campo un vero piano di azione che ci permetta di essere efficaci nella spesa. Abbiamo messo in consultazione online il documento strategico della RIS e anche tutti i paper settoriali, quindi chiunque fosse interessato ad approfondire poi un settore piuttosto che un altro si può scaricare la documentazione dal sito della Regione Campania. Le opportunità messe in campo dalla Regione con i programmi europei sono significative. Abbiamo un volume di investimento sull'energia che supera i 600 milioni di euro e per cui che a corredo con quelli per la ricerca, insomma, obbligano tutti a usare in modo responsabile queste opportunità e perciò l'occasione di oggi è positiva perché ci consentirà di mettere a punto le ultime, come dire, battute della programmazione, renderla esecutiva e iniziare con i primi bandi. Io penso, insomma, prima della pausa estiva si potrà aprire le prime opportunità di investimento.